Buongiorno. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutte. Grazie a chi è qui stamattina, grazie anche a chi seguirà l'incontro attraverso lo streaming. Naturalmente, un cordiale benvenuto, eh, un ringraziamento ai nostri ospiti di questa mattina, Guido Barbuiani e Giovanni Boniolo, che sono qui per raccontarci, per spiegarci da dove veniamo, o forse meglio, eh, come eravamo, che è il titolo che Guido Barbuiani ha dato all'ultimo. Il recente libro che ha scritto, eh, che ha pubblicato con La Terza. Eh, Guido Barbuiani, genetista, insegna genetica all'Università di Ferrara. Eh, I suoi studi sull'evoluzione dell'uomo sono. Eh, so, sì, ma adesso deve ancora sentire il resto, quindi. I suoi studi, dicevo, sono. Eh, lei si tappi le orecchie, se vuole si tappi le orecchie, dopo. Dicevo che sono un punto imprescindibile eh, nel panorama del, degli studi sul, eh, sull'evoluzione dell'uomo. Mm, Guido Barbuiani, tra il resto, per esempio, ha eh, dimostrato, eh, mettendo insieme degli studi di genetica con eh, i risultati sul DNA, sui resti del DNA, con gli studi con studi linguistici, dimostrato per esempio che il concetto di razza è semplicistico, non riesce a dare conto della complessità delle differenze che ci sono tra gli uomini sparsi nel, nel mondo. Il eh, viaggio che Guido Barbuiani ha fatto Sull'uomo, accompagnandolo appunto dal, dalle origini fino ad oggi, è un percorso fatto appunto di viaggi, di migrazioni, di spostamenti che hanno poi determinato quei rimescolamenti di eh, invenzioni scoperte, eh, lingua, cultura, sangue, eh, ovviamente. Eh, temi molto complessi che io, mi scuserà, non sto banalizzando, ma in realtà Guido Barbuiani ha questa grande capacità di eh, rendere in, con un linguaggio molto accessibile anche ai non addetti ai lavori. Eh, delle questioni che sono così eh, complesse. Eh, ci sono diversi contributi video sulla rete, e in particolare su Rai Play, che vi invito ad andare a curiosare, a vedere perché sono molto molto interessanti. Stamattina con, con lui eh, Giovanni Boniolo che eh, insegna filosofia della scienza e medical humanities all'Università di Ferrara, autore anche lui di diverse pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo. Si occupa quindi di etica, eh, di filosofia della medicina. In una delle sue pubblicazioni ehm, ha trattato il tema dell'identità, eh, tra il resto eh, legandola alla questione delle eh, radici dell'uomo. Questo è uno dei campi chiaramente in cui eh, i temi e gli interessi dei nostri ospiti si intrecciano. Io gli do subito la parola, prima però eh, vorrei ringraziare i nostri tecnici ed un'ova per lo streaming e il Credem, il nostro sponsor. Buona mattina. Buongiorno a tutti, si sente sì, si sente e si vede anche. Io faccio il balletto del professor Barbuiani questa mattina ed è un piacere essere qua. Il, uh, questo è un bel libro, questo qua su come eravamo, non soltanto perché ci racconta uh, la storia di come eravamo, e dopo andremo a vedere alcuni punti, ma perché eh, ci permette anche quasi di vedere la storia di come eravamo. Adesso vi mostro alcune diapositive, perché è un libro pieno di foto eh, eh, che raffigurano come erano i nostri avi, ma anche con una serie di problematiche legate al modo in cui si, raffiguravano, si raffigurano questi avi. Se posso interromperti, sì. così se uno si stufa di leggerlo, guarda le figure, l'acquisto vale comunque la pena. Sì, non ci sono sottotitoli perché uno va, va via. Voleva fare anche con i sottotitoli in lingue diverse, in dialetti diversi, in modo che tutta l'Italia avesse questo. Il, uh, allora, io comincio e ve le mostro in successione in modo da uh, uh, stimolare la vostra curiosità intorno a questo libro. Poi cercheremo anche di spiegare, puoi dire chi erano questi artisti? Questa, man mano... questa è la famosa Lucy Australopiteco. Quella che vedete a sinistra è la ricostruzione fatta da questi artisti. Eh, ci sono degli artisti che si chiamano paleoartisti, sono soprattutto una coppia di gemelli olandesi, Adrie ed Alphonse Kennis, e una francese, Elisabeth Denes. Usano le tecniche della polizia scientifica, i segni lasciati dai tendini sulle ossa. Per farsi un'idea di come fosse la conformazione dei volti di queste persone di cui il volto in realtà non conosciamo, naturalmente c'è un elemento scientifico e poi c'è un elemento anche artistico in queste ricostruzioni. Fare un Neanderthal che sorride, per esempio, è una, scelta, è una scelta degli artisti. Quindi, questa è la famosa Lucy, di cui ci manca in realtà il volto, ma questo che vedete è il volto di qualcuno che è vissuto nello stesso periodo, negli stessi posti, su cui gli artisti si sono basati per rifare il volto di Lucy. E questo è qualcosa che anche la polizia forense fa, sì, 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 fa sì, sempre. Sì. Cioè vi è un dato oggettivo scientifico su cui poi si lavora in maniera ipotetica e in questo caso anche, non solo in maniera ipotetica ma anche in maniera artistica. Ma nel caso invece della, uh, della polizia forense il, uh, uh, si lavora poi per cercare di capire effettivamente come quel volto fosse. E questo si chiama Homer Gastes, il Turkana Boy, il ragazzo del Turkana, siamo a un milione e mezzo di anni fa, sempre in Africa. Questo invece è il, il primo, almeno tra i protagonisti di questo libro, il primo che non è africano, e, e viene chiamato Homo Georgicus, è stato trovato, e datato un milione e ottocentomila anni fa, in Georgia, sotto il Caucaso. Tra le altre cose, notate il colore della pelle di tutti quanti questi. Eh, che andremo a vedere, perché è molto importante poi per la storia il colore della pelle. Non è soltanto importante per questa storia, ma anche importante per il nostro vivere e quotidiano. Ehm, questa è una forma eh, che in realtà è presente in Europa, in Asia e in Africa. Si chiama Uomo di Heidelberg, Homo heidelbergensis. È interessante perché si pensa, si pensa che possa essere l'antenato comune di tante forme successive, tra cui noi e l'uomo di Neanderthal. Quindi è possibile, non lo sappiamo con certezza, che sia l'antenato comune nostro e dell'uomo di Neanderthal, che vedrete tra pochissimi. Ed anche questo aveva la pelle di colore scuro: era spettinato. questo, qua non è un problema, però aveva la pelle di colore scuro, ed è uno dei nostri antenati. Ecco, questa invece è una, una forma asiatica ben nota ai, agli antropologi, la conosciamo dall'inizio del Novecento, si chiama Homo Erectus, l'uomo di Pechino, in realtà una donna, e quella che vedete è la ricostruzione fatta per il museo di Leida, perché questa l'hanno scoperta gli olandesi, un antropologo che si chiamava Dubois all'inizio del Novecento, ma non è il fossile umano più antico, perché il fossile umano più antico è il neandertal che vedremo molto presto. Eccolo qua. Questo è il primo Neanderthal che è stato studiato, quello della Cava di Feldhofer. Dopo magari vi racconto la storia perché è interessante. E, e questo è datato intorno a 40.000, 48.000 anni fa. Se non e sbaglio. questo è bianco. Allora, come mai? Innanzitutto la prima domanda: come mai si passa da uh, degli antenati che sono di colore nero a un antenato che comincia a diventare bianco? Sì, beh, la, la, la risposta non è banale, nel senso che noi. <coughs> Naturalmente, non abbiamo fossili della pelle dei nostri antenati, i fossili sono ossa. Eh, sono state trovate prima in Africa tutti i fossili più antichi di nostri parenti o antenati. Stabilire se fossero parenti o antenati non è, non è semplice, spesso non lo sappiamo. Tutti eh, i fossili più antichi sono africani. Quindi, noi sappiamo che siamo di origine africana in due sensi. È di origine africana il genere Homo, perché i primi che chiamiamo umani. Dopo se volete ragioniamo anche che cosa vuol dire essere umani, perché non è così, così semplice. I primi che noi attribuiamo al genere Homo sono tutti quanti africani. Dall'Africa incominciano a un certo punto a uscire l'uomo della Georgia, che vi abbiamo fatto vedere prima, è il primo reperto sicuramente non africano che abbiamo, il più antico. E dopodiché però la nostra specie, Homo sapiens, eh, è documentata per la prima volta in Africa 200.000 anni fa. E poi da lì usciamo. Quindi siamo doppiamente africani, sia come genere homo, sia come specie sapiens. Di che colore avevano la pelle queste persone? È una domanda non semplice perché mentre il gruppo sanguigno si può stabilire studiando il DNA, perché c'è un gene che determina se siete A, B, 0 o AB. Il colore della pelle, così come il giro vita, così come la statura, Così come la propensione ad ammalarsi di tante malattie, cancro, Alzheimer, eccetera, non dipende da un gene, dipende da tantissimi geni insieme. E non abbiamo ancora capito come funzionano insieme questi geni. Quindi non c'è una cosa che si possa vedere per dire la pelle di quel colore lì. Ma ci sono dei cosiddetti sistemi esperti cioè delle, degli algoritmi di computer che hanno il pregio anche, non solo di dirti come potrebbe essere stata la pelle, gli occhi, i capelli di una persona del passato, ma anche dirti il margine d'errore. È molto importante quando si fa la scienza non ostentare eccessiva sicumera se qualcuno vengono in mente certi discorsi fatti dai cosiddetti esperti all'inizio della pandemia, ecco sto parlando proprio di quello, ma dire anche che c'è un margine d'errore che a volte può essere molto vasto nelle nostre affermazioni. E quindi sui fossili più recenti, gli ultimi 100.000 anni diciamo, da cui si può estrarre DNA, si possono fare dei ragionamenti e si possono trarre delle conclusioni sul colore della pelle. In generale, in generale noi pensiamo, anzi non lo penso io, lo pensa Nina Jablonski, che è un'antropologa americana ed è la più grande esperta in questo campo, si pensa che 6 milioni e mezzo di anni fa, quando ci siamo separati dagli scimpanzé, 6 milioni e mezzo di anni fa c'era una popolazione che non conosciamo. Di cui non ci restano resti, non ha nemmeno un nome, si chiama antenato comune dell'uomo e dello scimpanzé, ma siamo sicuri che è esistita. Sicuri, eh? Qui. E, um, alcuni membri di questa popolazione scendono dagli alberi, altri restano negli alberi. È una migrazione di pochi metri in senso verticale, ma di fondamentale importanza, perché quelli che sono scesi dagli alberi sono i nostri antenati. Nina Jablonsky dice che se prendete uno scimpanzé o un gorilla, che hanno, sapete, il pelo nero, e gli aprite il pelo. Non fatelo, perché sono, sono, animali, pericolosi, sono animali pericolosi. vi ficcano un dito in bocca e vi aprono la guancia. Gli simpanzè sono molto quando si arrabbiano, sono molto, molto brutali. E però, insomma, quando gli esperti fanno questa operazione qua, la pelle è bianca, ma è protetta dal sole africano, dallo spesso strato di pelo nero. Perché sotto il sole africano. Non è tanto che ci vengono i cancri, vengono anche i cancri della pelle, ma quelli sono un, un, una cosa secondaria. La cosa fondamentale è che una molecola che è molto importante per il nostro funzionamento, si chiama folato, viene degradata dai raggi del sole e quindi incominciamo a fare dei pasticci. Il nostro DNA non viene più replicato correttamente. Quindi secondo Nina Jablonski il motivo fondamentale per cui si deve essere protetti dalle radiazioni in Africa è per proteggere il folato. Voi sapete noi siamo delle scimmie nude, cioè, eh, Desmond Morris ci ha definite così, no? abbiamo perso il pelo man mano che ci evolvevamo e sotto il sole africano essere senza protezione contro i raggi, appunto abbiamo visto, non è una buona cosa. E allora lì deve essere successo un fenomeno che Charles Darwin ha descritto benissimo nel 1859, lui non conosceva i fossili, non conosceva il DNA, ma era... Un cervello formidabile, uno delle più grandi menti che l'umanità abbia mai prodotto. Mi sbilancio, ma... eh, mi, sbilancio. mi sbilancio, ma secondo me è così. E Darwin dice, ma quando avete delle piccole differenze in una popolazione e qualcuno ha delle caratteristiche più adatte all'ambiente in cui vive, questo qualcuno vivrà più a lungo, lascerà più figli e dunque queste caratteristiche diventeranno sempre più comuni. Ci ha preso in pieno, questa è la teoria della selezione naturale che ancora oggi applichiamo, e quindi l'idea è che man mano che perdevamo il pelo, quelli che avevano la pelle un po' più scura degli altri erano un po' più protetti, facevano un po' più folato e lasciavano più figli, e quindi nel corso del tempo in Africa i colori delle pelli sono diventati sempre più scuri. Poi a un certo punto usciamo dall'Africa e come vi ho detto non siamo usciti una volta solo. Gli antenati dei Neanderthal, che sono usciti dall'Africa, e gli antenati dei Sapiens nostri, che sono usciti dall'Africa, si sono trovati in Europa e in Asia di fronte al problema opposto. Quando la radiazione solare è debole, eh, non riusciamo ad attivare la vitamina D. Che ha bisogno dei raggi del sole per funzionare. Quindi non è vero che fa male stare al sole, fa bene stare al sole entro certi limiti. E allora si è innestato il processo opposto: tra queste persone di pelle scura che sono arrivate in Europa, quelli che avevano la pelle un po' più chiara attivavano un po' meglio la vitamina D e quindi si sono fermate le pelli chiare in Europa e in Asia. Su quando questo sia successo magari ne parliamo, ne parliamo tra un attimo o se vuoi ne parlo subito. Aspetta un attimo che facciamo eh, così, se no perché sennò sennò dico, tutto, dico tutto subito. subito. No, dico una cosa su Neanderthal però, ehm, c'è un mio amico che si chiama Jaume Bertram Petit, è un mio collega di Barcellona, persona fortunatissima. Jaume non solo... <coughs> Non solo vive in una città bellissima e molto funzionale, ma quando ha cercato di capire le, di che colore fosse la pelle dei neandertaliani poteva studiare una settantina di geni. E ogni gene è una cosa molto lunga da studiare. Bene, il primo pezzetto, di del DNA di Neandertal che è andato a studiare aveva un difetto così drastico che permetteva di concludere con la massima sicurezza che Neandertal dei due pigmenti della pelle, quello più scuro e quello più chiaro, quello più scuro non lo faceva. E quindi ha, ha, ha potuto scrivere che eh, Neanderthal aveva la pelle bianca e probabilmente i capelli rossi. Noi abbiamo due pigmenti, si chiamano melanine, una più scuro sul bruno, una più chiaro sul giallo. Il colore della nostra pelle dipende dalla quantità di questo pigmento nelle cellule della nostra cute e dalla, dal rapporto fra quella scura e quella chiara, Neanderthal aveva solo quella chiara. Quindi con Neanderthal ci possiamo mettere la mano sul fuoco, avevano la pelle bianca. Il, uh, per i biologi è Darwin la più grande mente, per i fisici è Einstein, per i matematici è Hilbert e per i muratori non so chi sia, <ride> però ogni, ogni sezione. Quello che ha detto è importante anche per capire come è fatta la scienza. lui è eh, eh, Guido eh, eh, parlava anche del dibattito che c'è stato sul Covid, dei modelli, eccetera, eccetera. Una cosa importantissima è che si deve capire che esiste un'enorme differenza tra il dato, cioè quello che tu osservi, quello che tu trovi, il pezzo di osso, il, il pezzo di DNA, il, la stella, oppure il risultato di un esperimento che tu fai, e invece quello che costruiamo su questi dati. E, que e quello che costruiamo su questi dati può essere, anzi è ipotetico. La cosa bella è che possiamo fare più ipotesi su quello stesso insieme di dati, soprattutto se l'ipotesi e se quei dati sono molti. La cosa interessante è che però uno solo delle ipotesi che noi eh, facciamo è quella che ci funziona meglio. E quindi il tentare di risolvere il colore della pelle o quando nasce il colore della pelle, tu hai santi dati, cioè dei dati, ti fai tante ipotesi e poi vai a capire qual è l'ipotesi migliore. E questa ipotesi di cui vi ha parlato Guido Barbugliani è la migliore che abbiamo. Non è detto che sia la vera, perché in scienza non c'è verità, ma è molto verosimile che sia così. Quando in televisione i virologi, gli epidemiologi, eccetera, eccetera, assieme alle ballerine e agli altri discutevano dove andava la pandemia, facevano discorsi scemi perché tutti loro, i virologi, gli epidemiologi, sapevano i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, ma utilizzavano modelli diversi per spiegarli. Modelli diversi significa previsioni diverse. Quindi la discussione non si fa sulle previsioni, ma si fa sul modello che ti permette le previsioni. Quindi non si fa tanto se effettivamente il, una bella discussione scientifica, se effettivamente questo è il primo con la pelle bianca. Ma quali sono le tecniche che ti hanno permesso di dire questo? Questa è la cosa bella della scienza e questo è il lavoro che Guido fa quando non fa il divulgatore meno io ora. Ecco se posso dire una cosa in difesa di quelli di, degli esperti che prima ho attaccato lì c'era un problema eh, importante eh, una contraddizione tra le esigenze nostre di tutti quanti che volevamo avere delle linee guida, volevamo sapere come si sarebbe evoluta la pandemia e l'atteggiamento scientifico rigoroso che avrebbe voluto che si rispondesse non lo so. È chiaro che l'opinione pubblica quando si comincia ad avere le, gli ospedali pieni, si incominciano ad avere i camion che trasportano le salme, non si può dare una risposta rigorosamente scientifica. Si tratta di trovare un difficile equilibrio. Io sì. non sarei troppo severo. Con quelli che non l'hanno raggiunto questo equilibrio perché era davvero un problema di dimensioni planetarie. Nessuno l'ha fatto, fatto. Leggevo di recente che in Inghilterra, dove hanno una ricerca scientifica molto collaudata, hanno una grande esperienza di comunicazione scientifica, all'inizio dicevano la mascherina non importa, ma mettetevi i guanti. È una malattia respiratoria, è ovvio che è il contrario del buon senso. Però persone competenti a un certo punto hanno detto anche questo. Certo. E, insomma... per, accontentare, per accontentare il bisogno. C'è cioè questa ansia della gente di sapere dove si andava a finire. Però eh, questo è un grosso problema in ambito scientifico, cioè come, come fai comunicazione scientifica. Perché finché fai comunicazione scientifica dell'evoluzione, vabbè, il, però quando fai comunicazione scientifica di fatti biomedici eh. oppure di fatti inerenti il climate change o la gestione dell'energia, la comunicazione scientifica è estremamente importante perché eh, una comunicazione scientifica errata può distruggere intere linee di ricerca. Eh? Noi abbiamo distrutto in Italia tutta quanta la, la, il no how che avevamo in ambito di fisica nucleare e, e cioè sono, sono grossi problemi se tu fai una comunicazione scientifica sbagliata. Provate a pensare con Asilomar che è stata questa... La prima moratoria in ambito scientifico c'era uscita questa tecnica del DNA ricombinante, che è quella dell'ingegneria genetica, cioè che permette di inserire pezzettini di DNA anche di specie diverse e creare eccetera, eccetera. Gli scienziati hanno fatto questa moratoria nel 1975 dicendo per un po' non facciamo ricerche su questa tecnica di DNA ricombinante. Ma è stata comunicata male, e ancora adesso noi abbiamo paura dell'ingegneria genetica, della terapia genica, degli OGM non sappiamo esattamente che cosa siano ma abbiamo questo, questo problema c'è una comunicazione scientifica sbagliata ed è per questo importante libri come questi di Guido perché qui la comunicazione scientifica è corretta è un misto tra divulgazione scientifica e comunicazione scientifica sono due cose diverse nella comunicazione io, io devo comunicare al grande pubblico la scienza dove va nella divulgazione io faccio un'opera meritoria di educazione intorno a certi risultati scientifici ma questi libri, questo libro come questo di Guido, è sia divulgazione sia comunicazione. Cioè ed è una buona comunicazione perché non è allarmistica, e si faccia la, la pubblicità, non è allarmistica, non è bombastica. C'è poco di cui è, allarmarsi è nell'evoluzione umana. Cioè, il, 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 <ride> il, il, per cui bisogna molto stare attenti. Vado avanti col Posso contestare con o, o perlomeno criticare una parola che hai usato? O poi me la fai pagare mentre torniamo indietro in macchina? Non ho capito quello Posso, che... Posso fare un po' le pulci a una parola che hai usato? Ma o certo, fa le pulci! No, perché mh, mi, insomma, il, il termine divulgazione forse è un po' parte del problema. Perché divulgazione cosa vuol dire? Io sono il super professore, voi siete il volgo e io spargo al volgo alcune perle di, di saggezza. E secondo me ormai c'è una certa diffidenza verso questo atteggiamento. Allora, gli americani, che sono molto bravi in queste cose, hanno inventato un termine che mi sembra più giusto, l'obiettivo da perseguire. In inglese è public awareness of science, pubblica consapevolezza della scienza. Cioè, quello che si deve fare, quello che mi piacerebbe fare, quello che mi piacerebbe che molti facessero, è far crescere una consapevolezza generale delle potenzialità e dei limiti della scienza nel cittadino. Perché la scienza non riguarda gli scienziati. Quando si viene chiamati a decidere se sviluppare o non sviluppare il nucleare in Italia, bisogna avere un minimo di conoscenze, non per poter costruire a casa il proprio reattore nucleare in caso butti male, ma per sapere di che cosa si sta parlando. All'epoca del referendum sul nucleare noi non sapevamo di che cosa stavamo parlando, io non sapevo di che cosa si stava parlando. Allora. Ecco, far crescere questa consapevolezza significa avere cittadini più consapevoli su temi sui quali sempre di più saremo chiamati Pensate a Pensate anche a eh, quando siamo stati chiamati a votare per la legge 40, il referendum sulla legge 40, sulla possibilità di usare le cellule staminali embrionali umane per fare ricerca. Sì, sì. Dove a un certo momento si è detto che i cittadini italiani non sanno. Che cosa siano le cellule staminali embrionali umane. In realtà è una cosa facilissima perché mamma e papà, oppure comunque maschio e femmina, fanno sesso: fanno un uovo e uno spermatozoo, ci mettono insieme uno zigote, lo zigote si divide in due, eccetera, eccetera, finché arrivi a un certo momento che hai una cosa che si chiama blastula, all'interno della quale c'è una, una sfera di, di, di cellule, all'interno della quale ci sono eh, delle cellule appese là, questa si chiama eh, inner cell mass e sono le cellule seminali e umane quindi di una quindi facilità un fisico? si merita un applauso perché è un fisico sta parlando di cose che non, che non frequenta lo stiamo l'abbiamo preparato sono le 25 volte che lo facciamo la cosa bella di questo caduto di, di Public Awareness of Science in realtà la divulgazione è erratamente interpretata come dare perle ai porci in realtà la divulgazione dovrebbe essere intesa come dare a coloro che non sanno gli strumenti per poterla capire. Quindi significa che tu non puoi fare divulgazione molte volte di gravità quantistica, perché se uno non ha lo strumentino matematico per capirlo, allora prima esistono anche qua dei passi. Ma andiamo avanti con... Sì, la. Parliamo del libro. Parliamo no, poi... del libro. Ma, no, ma loro lo, lo, lo acquisteranno già tutti? Ah, sì, sì. Acquisteranno 100 copie. Ha appena avuto un figlio, quindi ha necessità di, di... Mettetevi la mano sul cuore. Se, se ce l'avete. Va davanti. E questa è la calotta cranica di, di Neanderthal. Vuoi che gli racconti la storia di come è venuto fuori Neanderthal? Neanderthal Man? Neanderthal no. È, è, questa è una storia molto bella. Questa è una storia molto bella. Eh, la scoperta di quel... <ride> di quella calotta cranica, eh, è venuta nel 1856. La pubblicazione dell'Origine delle specie di Darwin, il testo fondamentale della biologia, è del 1859. Darwin non conosceva questo reperto, ma eh, era un reperto importante perché, da un lato, le teorie di Darwin hanno avuto un successo immediato tra gli scienziati, immediato. Darwin è diventato ma lo era già da prima con le sue opere precedenti, era lo scienziato più importante dei suoi tempi in ambito naturalistico. Ma eh, l'idea di base era un'idea che lo stesso Darwin ha definito scandalosa. Cioè l'idea è che specie diverse hanno origine con cambiamenti da antenati comuni. Questa era la cosa che gli interessava. Quello che colpiva l'opinione pubblica era un dettaglio che è stato riassunto nella frase l'uomo discende dalla scimmia frase errata, perché noi non discendiamo dalle scimmie di adesso, la frase sarebbe noi abbiamo antenati comuni con la scimmia. Ma la cosa ha avuto delle conseguenze scandalose che Darwin ha cercato in tutti i modi di minimizzare. Nella sua opera fondamentale non si parla praticamente dell'uomo ci sono un paio di frasi generiche, questo non è bastato e fino ad oggi la polemica è andata avanti. Papa Benedetto XVI, di recente scomparso, che ci viene presentato come una figura illuminata, in realtà nella sua omelia inaugurale quando è stato nominato Papa, ha parlato male dell'evoluzione. Ha detto noi non possiamo credere che siamo il frutto di una cieca evoluzione. Quindi le polemiche sono andate avanti, andate avanti per, per secoli. In realtà la maggior parte degli scienziati si è convinta subito che Darwin avesse ragione, perché spiegava una serie di fenomeni che altrimenti sarebbero stati misteriosi. Ma anche tra quelli che si sono convertiti presto all'evoluzione, una fetta considerevole pensava che l'evoluzione è bella, va bene per le piante e per gli animali, ma noi siamo così speciali che a noi forse la fatica di evolverci è stata risparmiata. In prima fila, in questa, in questa mh, posizione, era un importantissimo patologo tedesco che si chiamava Firkov, eh, di cui in epoca pandemia è stata citata a Vander dal filosofo francese Bernard-Henri Lévy la frase una epidemia, è un fenomeno sociale con alcuni risvolti medici. Una sciocchezza. Ma perché diceva queste cose Firkov, che era un grande medico? Perché era uno di sinistra, perché era uno che credeva molto alla necessità di un intervento sul sociale. Quindi lui non credeva ai microbi, per esempio, non credeva che esistessero i batteri. Lui diceva lavatevi le mani e vedrete. Che la vostra igiene migliorerà. Aveva ragione, ma aveva preso una posizione ideologica. Quando gli operai al lavoro nella grotta di Feldhofer, nella valle dell'Uomo Nuovo, Neanderthal significa valle dell'Uomo Nuovo e si chiama così perché è dedicata a un religioso del Seicento che si chiamava Neumann, Uomo Nuovo, che aveva approssimativamente grecizzato il proprio nome in Neander. Adesso, chi ha fatto il classico sarà un po'. Offeso da questa cosa, insomma è un greco maccheronico, però si faceva chiamare Neander come Cartesio, no? Cartesio Descartes. Ecco, gli operai a lavoro in una cava trovano questa calotta cranica e altre ossa. Sono strane, non sembrano le cose che si trovano scavando e allora le danno al maestro del paese che si chiamava Fulrot. Furrot, persona seria, dice ma io non, non so cosa sia sta roba, si rivolge all'università più vicina, quella di Bonn, dove lavorava come zoologo un, un giovane eh, naturalista, si chiamava Schaffhausen, che era al corrente del pensiero di Darwin. All'epoca la Germania era un po' tagliata fuori dalle linee principali della ricerca, era l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti d'America dove si faceva la ricerca, la Germania era un po' tagliata fuori. Schaffhausen dice, eccolo qua, abbiamo la prova che si è evoluto anche l'uomo. Mentre c'erano fossili che testimoniavano che il mammut era un antenato dell'elefante, che tutte le specie animali e vegetali erano state precedute da specie diverse, ma abbastanza simili. La prova dell'evoluzione per l'uomo la prova non c'era. Quando Schaffhausen fa questa affermazione, dice che abbiamo trovato i resti di una razza barbara umana, eh, il gioco diventa grosso e allora intervengono i pezzi grossi. Schaffhausen non è un pezzo grosso, lo è Firkov, il quale guarda questi reperti e sentenzia che no, non possono essere quelli di una forma umana arcaica perché non c'è stata mai alcuna forma umana arcaica. Probabilmente sono quelli di un cretino. All'epoca la parola cretino non era un insulto generico come oggi, ma corrispondeva a una diagnosi precisa. O forse di un polacco. Sapete che i tedeschi sono bravi a trovare le, i popoli inferiori a cui attribuire qualunque caratteristica. Naturalmente bastava andare in Polonia, nessuno avrebbe avuto una calotta cranica così bassa con queste due sporgenze sopra gli occhi o forse addirittura di un cosacco rachitico che era andato a morire in quella grotta durante le campagne napoleoniche. Eh, cominciano a circolare dei disegni e dei calchi di questo cranio e finiscono in mano a un anatomista inglese che si chiamava Basque, che si rende conto che tempo prima a Gibilterra era stato rinvenuto un cranio del genere ma a cui non si era prestata molta attenzione. E allora Basque scrive una delle frasi sarcastiche più belle, secondo me, della storia della scienza. Cioè dice, mi sembra che anche il professor Firkov troverebbe difficile ipotizzare che un secondo cosacco rachitico delle campagne napoleoniche <ride> sia andato a morire nella penisola, nella penisola Invece. iberica. Invece. E, quindi, e quindi da quel momento in poi si afferma l'esistenza di una forma umana arcaica, Neanderthal, che inizialmente viene vista come nostro antenato. Ma lì un collaboratore di Darwin, Thomas Huxley, il mastino di Darwin, perché Darwin non amava partecipare ai dibattiti, si innervosiva molto, gli veniva mal di stomaco, vomitava, gli venivano i giramenti di testa, si sottraeva sistematicamente a tutte le occasioni di confronto. Huxley non aveva questi problemi e quindi partecipava a dibattiti, litigava con i preti, eccetera. E Huxley capisce che, siccome Neanderthal ha una dimensione cranica, che indica un cervello anche più grande del nostro. Dice "Ma se la tendenza dell'evoluzione è stata quella di creare cervelli sempre più grandi, com'è possibile che si sia tornati indietro? Non è possibile. Quindi Neanderthal non è il nostro antenato, è un nostro cugino". E ci becca in pieno. Oggi il DNA dimostra che Huxley avesse ragione. Certo. Il, eh, la biologia tedesca, eh, anche all'inizio del Novecento in poi, è stata una biologia sempre piuttosto strana anche da un punto di vista della teoria dell'evoluzione. Avevano una versione un po' strana di, de, della, della teoria dell'evoluzione. La cosa incredibile è che su questa uh, biologia non completamente... Eh, ortodossa e poi sconfessata totalmente, che si innesta tutta la riflessione sulla filosofia della tecnologia, sulla filosofia dell'uomo, eccetera, eccetera, fatta da gente come Heidegger, da, da Galen e poi che arriva fino a Hans Jonas. Il suo principio di responsabilità si basa su una biologia che è sbagliata, che è la biologia che lui aveva studiato attraverso Heidegger. E la cosa incredibile è che errori di interpretazione scientifica poi vanno in ambito chiamiamolo umanistico perché non sono ben compresi, perché non tutti gli umanisti comprendono bene la scienza e diventano poi qualche cosa che tutti quanti citano come Hans Jonas il grande che ha parlato sui problemi della tecnica, sui problemi dell'uomo sui problemi della biologia, però tutti quanti i suoi lavori si basano su una errata comprensione scientifica. Eh, è, è la teoria dell'evoluzione di Haeckel che era un grande naturalista, eh, si dice che la maggior parte delle persone che hanno sentito parlare di evoluzione nel 800, ne ha sentito parlare da Heckel, non da Darwin. Ma Heckel prendeva testualmente l'idea che siamo derivati dalla scimmia. Ci sono dei suoi disegni, disegnava benissimo tra l'altro, in cui si vede, che si chiama La vera storia dell'evoluzione dell'uomo: si vede che prima eravamo primitivi. Poi eravamo prima ancora eravamo Neanderthal, prima ancora eravamo scimmie, prima ancora eravamo canguri, prima ancora eravamo dinosauri e così via. Naturalmente noi non siamo mai stati canguri, ma questa idea dell'evoluzione come una linea retta in cui si può magari fare un passo indietro è quella che prende poi Cesare Lombroso per inventarsi la teoria della criminalità ereditaria. Lombroso che non legge Darwin, che non capisce Darwin, ma capisce Heckel perché è più semplice, è sbagliato dice ma nel corso dell'evoluzione siamo andati molto avanti però ogni tanto si fa un passo indietro questo passo indietro sono i pazzi sono i criminali, sono le razze inferiori e qui comincia tutta una storia ma questa di cui, è un'altra storia è bellissima un storia. anche perché sull'ombroso, sulle teorie dell'ombroso si basano i primi schedari della polizia, eh? cioè le, le misure e la cosa ancora più bella è che si sviluppa in Italia una scuola medica che si chiama la scuola costituzionalista che ha avuto grande successo a Bologna, dove le patologie venivano diagnosticate anche analizzando i tratti antropomorfi della, del, del, del paziente. ma questa eh, è una Se volete storia. sentire parlare di queste storie, compratevi altri libri perché no, non, non, non compaiono minimamente no. qui dentro. Però qui dentro noi capiamo un'altra cosa, e cioè che molte volte si dice che l'uomo è l'essere vivente più evoluto, in realtà. Uh, tutti coloro che stanno vivendo adesso hanno lo stesso grado di evoluzione, soltanto che seguendo linee evolutive diverse. diverse. Compresi i batteri che vi fanno venire le infezioni al dito, sono evoluti tanto quanto noi, hanno una storia lunga tanto quanto la nostra. Andiamo avanti? Chiesto chi è questo? Ah, questo è Cicill, si chiama Cicillo, questo è un altro Neanderthal, è l'uomo di Altamura. Eh, che eh, è ancora dentro la sua grotta ad Altamura perché è incorporato in una stalagmite a testa in giù. Ma ehm, il gruppo che l'ha studiato, diretto da Giorgio Manzi, che è un bravissimo paleontologo italiano, ha usato delle tecniche di rilevazione tridimensionale basata sul laser. Per cui abbiamo una, una, una ricostruzione del suo cranio, sicuramente, forse anche dell'intero scheletro. E i gemelli Kennis hanno fatto questa ricostruzione, che è esposta al museo di Altamura. Il che è comodo perché se volete andarlo a vedere nella grotta dove è stato ritrovato mh, dovete essere dei geologi, dei geologi esperti. Pare che ehm, Antonio Pesce, che era l'antropologo è uno simolo ma si chiamava così, adesso, adesso è morto che era una persona corpulenta volendo andare a verificare di persona quello che avevano trovato, si è rimasto incastrato in un passaggio particolarmente stretto c'era un geologo che lo tirava di, di sopra c'era un geologo che lo spingeva di sotto ma non si schiodava da lì Insomma, quindi andare a vedere Cicillo è molto, è molto difficile, è diventato a Altamura una celebrità locale se... assieme al pane Assieme al pane, ma forse più del pane, ad Altamura, se dite Cicillo a un passante, lui capisce esattamente. Tra le altre cose, questo parlando. antropologo che cita eh, Delfino Pesce aveva anche cercato di dimostrare che tu puoi ottenere la stessa antichità che tu hai nella, nella Sindone eh, mettendo un lenzuolo all'interno di un forno da pizze a legna. Perché. Il... <ride> <ride> Vabbè, andiamo avanti. Chi sono queste due? Ah, dunque, questo è l'unico dei 15 personaggi trattati in questo libro in cui la ricostruzione sia interamente di fantasia. Perché questa è una figura, lui mi, mi fa sempre parlare di questa cosa, faccio delle brutte figure perché è complicata da spiegare. E, allora, c'è un salto, salto la diapositiva. No, 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 ma ormai siamo dentro, insomma, balliamo. E, si chiama l'eva mitocondriale. E Eva mitocondriale è una figura che sicuramente è esistita ma che abbiamo ricostruito su base ipotetica e l'idea, adesso vi, se non vi interessano le spiegazioni tecniche pensate al vostro pensiero preferito, pensate a cosa farà la reggiana, insomma qualcosa del genere. Oppure possono andare minuti, via per dieci minuti e dopo rientrare. No, ecco potete uscire e fare una telefonata. Allora, ehm, l'idea è una teoria che si chiama teoria coalescente, che dice che se prendete un certo numero di persone, potete partire da 100 persone diciamo, ma anche da tutta l'umanità, e seguite le genealogie materne o paterne, una delle due. Una delle due perché il sesso crea dei problemi, quindi seguiamo soltanto una delle due genealogie. Cosa succede? Partite da 100 persone, queste 100 persone o hanno 100 mamme diverse oppure due di loro hanno la stessa mamma, no? E pensate di poter ripercorrere a retromarcia tutta la storia dell'umanità. A un certo punto, per varie generazioni, ognuna avrà una mamma diversa, ma a un certo punto due hanno la stessa mamma. Tecnicamente si chiama una coalescenza. Siamo passati da 100 persone a 99. Proseguendo così verso il passato, questo numero potrà soltanto diminuire quando ci sono le altre coalescenze e quindi alla fine si arriva all'antenata comune di tutti quanti. Lo si può fare per i maschi e ci sarà l'antenato comune. Adesso chiamarli Eva e Adamo è sbagliato perché Eva e Adamo non è detto che siano vissuti nello stesso tempo, anzi è sicuro che non si sono mai incontrati. Quindi questa metafora va presa con un po' di, di calma, ma noi siamo in grado, sulla base del DNA, di farci un'idea di quando siano vissuti questi antenati comuni. Perché se prendiamo il DNA trasmesso solo dalle madri, che si chiama DNA mitocondriale, di queste 100 persone, possiamo fare una stima dei tempi che ci sono voluti per creare le differenze fra di loro e lo stesso possiamo fare per il cromosoma Y che viene trasmesso dai maschi. Quindi noi possiamo dire, eh, l'ha detto un grande biologo eh, americano eh, neozelandese, scusate, Alan Wilson, oggi scomparso, eh, Alan Wilson eh, studiando i DNA mitocondriali di tutta l'umanità, dice la antenata comune di tutti quanti è vissuta intorno a 200.000 anni fa e l'ha chiamata Leva. Mitocondriale o leva africana. Questa è una ricostruzione di alcuni artisti italiani, stavolta la vedete visibilmente incinta. Eh, i, suoi tratti, I suoi tratti fisici non li conosciamo, non li conosciamo perché sappiamo con sicurezza che è esistita, ma non sappiamo chi fosse. E naturalmente non viveva da sola, non era il paradiso terrestre, faceva parte di una popolazione in cui c'erano altre donne e altri uomini. E lei è quella che ha avuto la fortuna, se volete, eh, di trasmettere il proprio DNA mitocondriale a tutti quanti noi. E quindi siamo tutti quanti imparentati attraverso un'antenata che è vissuta 200.000 anni fa, noi uomini, noi maschi, siamo anche tutti quanti imparentati attraverso un antenato comune che è vissuto intorno a 220-230.000 anni fa, tutti e due in Africa. Cioè, poi se avete 80 o 100 dollari e avete un po' di materiale biologico che vi avanza, lo spedite a 23 me o Navigenix, che sono due compagnie private americane che adesso fanno, ti danno qualche informazione sul tuo lignaggio e eh, che funziona esattamente in questo modo. Se volete sapere eh, qualche Ma cosa. Ma con quei soldi vita. è meglio comprarsi una bicicletta perché fondamentalmente non... Oppure andare a cena. Oppure andare a cena. Questa è di più difficile interpretazione. Eh, non si vede niente? no, no, no. no. Io vorrei che tu mi commentassi sì. questa. Eh, C'è cioè, un'opera di Yasmina Reza, sì. la, la commediografa, in cui ci sono due coppie a cena e una ha comprato un quadro che è completamente bianco. E allora loro discutono se questo quadro valeva la pena di essere comprato oppure no. Quindi è una in, cosa così. In questo caso, eccoci qua: Già più bello, già Beh, sì. più bello, che cosa ho detto? Una cosa terribile, no, ho detto no, già no, più hai bello? Fatto, di... Hai fatto bene, no, questo è. è... Eh, è un omaggio a Monica Erimi adesso non so dove si sia seduta eh, ma eh, questo è un rumeno è un rumeno di 45.000 anni fa da una grotta che si chiama Pestera Cuoase che vuol dire la grotta con le ossa poi. ma questo è un signore interessante perché ha l'aspetto di Homo Sapiens, è uno di noi non ha questi rigonfiamenti sopra gli occhi che sono tipici di Neanderthal, ha una fronte verticale anche altre sue caratteristiche sono di Sapiens ma nel suo DNA c'è una percentuale di DNA neandertaliano che dimostra che aveva un bisnonno o una bisnonna neandertaliana. E come lui ci sono altri due reperti fossili: uno viene dalla Bulgaria, si chiama baccio chiro e un altro viene dalla Repubblica Ceca, in una località che si chiama kun Sono tre prove molto molto forti, direi inoppugnabili del fatto che con Neanderthal abbiamo avuto dei rapporti anche molto stretti che hanno portato ad avere dei figli e siccome questo qua aveva un bisnonno neandertaliano vuol dire che questi figli hanno fatto figli a loro volta, quindi non erano sterili come i muli. Adesso se volete che ci impegniamo in una discussione sul concetto di specie, facciamolo pure se volete, però io direi semplicemente che dai tempi di Darwin in poi da quando abbiamo capito che gli organismi si evolvono anche l'idea scolastica, saluto mio figlio Luca che fa dei gridolini sul fondo, anche l'idea scolastica che cavallo e asino sono due specie diverse perché il loro ibrido, il mulo, è sterile, non regge più. Darwin, ma anche Lamarck prima di lui, ci dicono che in realtà le specie cambiano di aspetto nel corso del tempo. E quindi una specie è un'entità storica. All'inizio della sua storia... Ci saranno degli individui che noi attribuiamo a specie differenti che però sono ancora in grado di riprodursi e fare figli fertili con loro? Alla fine, naturalmente, naturalmente no. Quindi, d'altra parte, lo scrive Darwin: dice, noi abbiamo bisogno di parole per definire le cose. Se non usassimo la parola uomo di Neanderthal e Homo sapiens, non ci capiremmo. Ma non dobbiamo pretendere che siccome usiamo delle parole diverse per definire questi oggetti, questi oggetti corrispondano a delle nostre definizioni a priori. Quindi noi e Neanderthal siamo sufficientemente diversi da permettere a qualunque paleontologo di dire se ha un cranio in buone condizioni con assoluta certezza, questo è Neanderthal, questo è Sapiens, e quindi meritiamo di essere chiamati con nomi diversi. In una certa fase della nostra evoluzione eravamo in grado. Di riprodurci con loro, e questo signore qua, da Pestera Coase, ne è, la prova, ne è la prova. Quello su cui si discute e su cui ho una posizione un po' eccentrica ehm, è se questa eredità neandertaliana duri fino ai nostri giorni oppure no. Lo dicono delle persone molto autorevoli, tra cui Svante Pebo, che ha appena vinto il premio Nobel per la medicina, primo evoluzionista a vincerlo. Io qualche dubbio ce l'avrei. Sul fatto che tutti noi portiamo un piccolo pezzetto di eredità neandertaliana, io qualche dubbio ce l'avrei. Se volete, dopo vi spiego anche perché. La cosa bella è che la scienza dà nomi e molte volte, in epoche successive, ti accorgi che nomi diversi indicano la stessa cosa. Per, per secoli si è pensato che la stella del mattino e la stella della sera fossero due cose diverse. Poi hanno scoperto che non era una stella, ma che era un pianeta e che era sempre Venere. Andiamo avanti. Questa invece si chiama Flo, è una delle ultime, delle ultime scoperte, è stata trovata nel 2006 nell'isola di Flores in, in Indonesia. Ho cercato di mettere le mani sul suo DNA, ma il giorno stesso in cui è stato pubblicato questo articolo, il gruppo australiano che aveva recuperato questo fossile l'aveva già dato a un altro laboratorio il quale però non è riuscito a estrarre il DNA perché ehm, l'isola di Flores è un posto caldo e umido, in questi posti il DNA si conserva male o non si conserva. È una forma umana molto strana, perché è recente, è vissuta negli ultimi forse 20.000, 60.000 anni, la datazione è un po', un po' dubbia, ma insomma 20.000 anni fa in Europa c'era qualcuno che dipingeva i grandi cicli di arte muraria delle caverne di Chauvet, di Altamira. E, eccetera, e questi qua erano alti un metro e venti e avevano il cervello di un piccolo scimpanzé, un quarto del nostro, e sono arrivati fino, fino quasi ai nostri tempi. Insomma, una forma umana di dimensioni ridotte vivevano in un'isola. E forse saprete che in Sicilia, per esempio, c'erano degli elefanti nani quelli che hanno dato poi origine al mito del ciclope. Quindi è tipico che nelle isole gli, i, i vertebrati si riducano di dimensioni per poter far fronte a una scarsità di risorse. Però certo è una, cosa, è una forma umana molto strana, il suo DNA non lo conosciamo. Certo, se andate in Grecia a vedere la tomba a Egenis del papà di Alessandro Magno, eh, eh, voi vedete che in questa tomba ci sono degli affreschi che raffigurano i leoni che c'erano certo. in Grecia. Anche qua, interessante, eh, eh, beh, eh, beh, eh, 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 sono pause visive. Ah, questa, ecco, qui forse c'è un errore proprio legato al colore della pelle, perché oggi ci sono molti motivi, ne parleremo tra un attimo, per pensare che questa signora avesse la pelle nera. È la cosiddetta principessa di Abri de Caplanc in Francia, ma gli artisti, l'artista qua, Elisabeth Denes, ha fatto una sintesi, perché secondo me, non posso provarlo, ma ne sono molto convinto, quella coroncina di conchiglie deriva non dalla sua sepoltura, ma da una sepoltura in Liguria che si chiama Rene Candide, dove c'è un principe delle che ha esattamente questa decorazione del capo. Quindi l'artista cosa ha fatto? Ha fatto una sintesi dell'informazione sulle sepolture di quel periodo, si chiama Maddaleniano. E ha, ha prodotto questo, questo risultato. E, eh, questa è una bella, donna, no? una bella donna, passando attraverso delle creature molto, molto diverse da noi e poi sempre più simili, arriviamo. Beh, questo, però, è Homo Sapiens, un Homo Sapiens europeo. Quando la DENES ha fatto questa eh, ricostruzione, non erano ancora stati portati a termine gli studi con l'intelligenza artificiale sul colore della pelle di cui immagino parleremo tra un minuto e quindi non certo, e ci precipitiamo. La cosa bella sono queste interpretazioni anche estetiche del volto dell'uomo o della donna che sono anche suscettibili dell'epoca in cui tu sei. Se voi andate a vedere una serie di dipinti, la rappresentazione ad esempio della Madonna oppure di Gesù oppure di, una, di, un, di un soldato nel corso dei secoli, voi vedete che hanno non soltanto fisionomie diverse ma che hanno anche vestiti diversi, cioè che sono vestiti come eh, nell'epoca si pensava ovviamente qui siamo in ambito scientifico e quindi il margine di interpretazione dovrebbe essere minore però vi è sempre l'interpretazione data da colui che la fa siccome l'homo sapiens è più bello ci diamo anche una pennellata sì, No, però di... è interessante che questi artisti abbiano Tenuto conto di queste tendenze, un grande pittore cieco dell'inizio del Novecento, si chiama František Kupka e le sue opere sono esposte al museo di Praga. Ha fatto la prima ricostruzione in, in pittura dell'uomo di Neanderthal ed è un bestione peloso che sta dietro un angolo con una clava. E uno si aspetta che, da dietro l'angolo, spunti uno come noi a cui Neanderthal tira la clava in testa. Questa idea di Neanderthal come una mezza uomo e mezza bestia viene ripresa in un b-movie, in una pellicola americana degli anni 50. Posso raccontare? Allora, dopo mi devo, io devo cantare, però se tu... Va bene, tu canti, tu canti. Eh, che si chiama Neanderthal Man ed è la storia di uno scienziato che viene preso in giro in California perché lui sostiene che Neanderthal aveva un cervello più grande del nostro, il che è vero. E allora, per fargliela vedere, si inietta un siero che lo trasforma nell'uomo di Neanderthal ma in realtà si trasforma in un bestione feroce come quello dipinto da František Kupka che prende in braccio le ragazze e le porta via, poi è un film degli anni 50, quindi non si vede cosa gli fa alle ragazze e viene alla fine ucciso dal suo gatto che ha leccato dal pavimento una goccia del siero che lui si era iniettato ed è quindi diventato una tigre dai denti e sciabola che poi si mangia si mangia l'uomo di Neanderthal. Ecco nelle riproduzioni dei gemelli Kenniss in quella che avete visto che sta al, um, a, a, a Feldhofer dove è stato scoperto um, il, primo, il primo esemplare di Neanderthal ma anche quella che c'è al Museo di Trento al Muse um, i Neanderthal sorridono e il clima cioè cambia, cioè sì, cambia, cambia, cambia tutto: cambia tutto, cambia sono delle figure, tu delle figure amichevoli. Adesso noi non sappiamo veramente se sorridessero o non sorridessero. ma questa ipotesi che l'artista avanza, guardate che anche loro si divertivano, magari avevano un senso dell'umorismo diverso dal nostro. E beh, anche questo ci apre gli occhi su delle possibilità, non su dei dati, su ma delle anche possibilità di come viene usata la comunicazione iconica. Provate a pensare come. Gli africani erano disegnati dai, dai popoli schiavisti, oppure come durante la prima guerra mondiale gli, noi disegnavamo gli austriaci e gli austriaci disegnavano noi, o come noi di, disegnavamo i bolscevichi e i bolscevichi disegnavano, disegnavano noi. E, e, la canzone a cui mi riferivo, forse alcuni di voi se la ricorderanno, era I'm a Neanderthal man, you are a ricorda? canzone famosissima. Okay. Della... multimediale, una presentazione una multimediale, multimediale sì. Lucia, allora ehm, mi ha scritto uno eh, che ha letto il libro e dice ah impressionante quella riproduzione di quella signora senza capelli no, semplicemente gli artisti non le hanno fatto i capelli perché non sapevano come erano questa è una, ehm, è una scorribanda in Brasile, nell'America del Sud ehm, nelle Americhe eh, Homo Sapiens è arrivato a piedi perché all'epoca il livello del mare era più basso e quindi si passava a piedi dalla Siberia all'Alaska. All Ma eh, bisognava saper vivere sul ghiaccio, sapersi procurare del cibo sul ghiaccio, sapersi proteggere dal freddo, quindi è stata un'impresa notevole. L'altra impresa notevole è stata una specie di corsa attraverso le Americhe. Nel giro di pochissime migliaia di anni dall'Alaska, Homo sapiens è arrivato fino a giù nella Terra del Fuoco. E uno pensa, vabbè, l'Alaska è molto fredda. A un certo punto si rendono conto che andando verso sud, loro non sanno che è sud, ma andando in quella direzione il clima diventa temperato, ci vanno. Poi qualcuno, magari, apprezza climi un po' più caldi, va ancora un po' giù. Poi, magari, qualcuno apprezza la, la foresta tropicale umida. Tutti i gusti sono gusti e va lì. Ma la cosa strana è che con la stessa velocità poi abbiamo proseguito in ambienti temperati, rigidi, fino alla Terra del Fuoco dove si sta tanto male quanto in Alaska. Ecco, il perché di questa corsa rimane ancora da, da definire. Lucia era una, l'hanno chiamata Lucia per simmetria con Lucy naturalmente, e Lucia faceva parte di questa popolazione che stava nel Brasile. Il suo DNA dimostra che non è l'antenata di nessuno, cioè che ci sono state tra queste prime popolazioni amerindie tante estinzioni, tanti gruppi che non hanno lasciato discendenti. E qui invece, vi faccio vedere adesso, questi invece sono andati da Cesare Ragazzi, quelli che avevano. Un'idea per la testa. Ah sì sì, ecco questa è la cosa di cui vi parlavo prima. Allora, qui eh, bisogna andare invece in Inghilterra, in località Cheddar, che molti di voi conosceranno per il famoso formaggio che vi viene, che vi viene prodotto. Cheddar è una bellissima eh, località in una regione collinosa dove ci sono delle grotte. Nelle grotte si mette a stagionare il formaggio, ma dalle grotte ogni tanto, come ormai ci siamo detti più volte, si estraggono dei fossili. E questo uomo di Cheddar... È stato trovato eh, nel, alla fine del Novecento ed è uno scheletro molto molto completo ehm, che risale a 10.000 anni fa, quindi relativamente recente. Il suo cranio ha due buchi sul parietale, segno che è stato ammazzato dandogli due colpi con un oggetto appuntito. Ma era una figura eh, importante nel mondo paleontologico inglese. Tanto è vero che nel 2001 al Museo di Storia Naturale di Londra, al British Museum, fanno questa ricostruzione dell'uomo di Cheddar. Poi nel 2019 invece eh, si riesce finalmente a studiare il suo DNA e si usano questi sistemi esperti per ricostruire il colore della pelle, degli occhi e dei capelli. E come vedete la forma del viso è la stessa, il mento, le dimensioni del naso, tutte le cose che si possono dire sulla base del cranio. Quello che è diverso è il colore della pelle e degli occhi. L'uomo di Cheddar aveva la pelle molto scura e gli occhi azzurri. Come spesso succede quando si fanno queste ricerche sull'uomo, come temeva Darwin, nella maggior parte dei casi la reazione a questa scoperta ha ben poco a che vedere col dato scientifico e molto a che vedere con l'aspetto simbolico di questa faccenda. Cosa c'è di più identitario per gli europei della pelle bianca? Noi siamo europei e abbiamo la pelle bianca. Un inglese di 10.000 anni fa con questa strana combinazione di occhi azzurri e pelle nera. Irrita, e quindi cominciano ad arrivare sui blog eh, lettere di gente che dice: Ma lì non siete sicuri. È vero, non siete sicuri. Il margine d'errore era del 4%, insomma. Ma forse siccome l'hanno ammazzato non sarà stato un inglese, un invasore che era venuto dall'Africa, gli avete spaccato la testa, uno schiavo, così. In realtà, eh, oggi, beh, stiamo continuando proprio nel mio laboratorio a fare questo tipo di, di analisi con Gloria González Fortes, che è una mia collaboratrice che sta in Spagna adesso, ma eh, non solo l'uomo di Ceddar, ma altri quattro eh, reperti della stessa epoca, il Mesolitico, quando ancora non si produceva il cibo, quando ancora si andava a caccia, ma si cominciava a fare piccole attività eh, agricole, in Spagna, in Svizzera, in Lussemburgo, a Ceddar e in Danimarca, tutti e cinque avevano la pelle molto scura e quattro di loro gli occhi azzurri, non mi ricordo quale fosse quello che non aveva gli occhi azzurri quindi gli europei fino a 10.000 anni fa nel sud fino a 5.000 anni fa nel nord, il reperto danese è di 5.600 anni fa avevano la pelle scura come mai abbiamo le pelli chiare? perché le prime pelli chiare, per quanto ne sappiamo noi documentate, vengono anche loro dal caucaso Intorno a 15.000 anni fa c'era qualcuno nel Caucaso che si era, aveva evoluto queste pelli chiare che vanno bene in Europa. Ma finché questi qua non si sono spostati nel resto dell'Europa, le pelli chiare rimanevano localizzate lì. In realtà, 10.000 anni fa c'è stata una grande migrazione ricostruita per la prima volta da, dal maestro dei genetisti di popolazione italiani, Luca Cavalli Sforza. È una grande migrazione che ha portato in Europa le tecnologie per la produzione del cibo, l'agricoltura e l'allevamento. E Cavalli Sforza ha dimostrato che non si è trattato di un fenomeno culturale, non si è trattato della diffusione di una tecnologia attraverso scambio di informazioni. È stata proprio una migrazione dall'Anatolia che ha sostanzialmente rimpiazzato gli europei precedenti. I discendenti dell'uomo di Cheddar sono pochi. Oggi, se vi chiedete dove stavano i vostri antenati 11.000 anni fa, la risposta è in maggior parte in Anatolia o nel Medio Oriente. Quindi è stata una migrazione che ha portato nuovi metodi per sbarcare il lunario, per produrre il cibo e ha portato i geni anche di queste persone, tra cui c'erano i geni per le pelli chiare e gli occhi scuri che oggi nel Sud Europa sono i più comuni. E, e, e quando arriva questo mo nuovo modo di alimentarsi, cambia drasticamente tutto? Uh, si sviluppa l'agricoltura, si sviluppa l'allevamento, si sviluppano anche modi diversi di mangiare cibi diversi e anche intolleranze alimentari diverse non, non che prima. Non solo intolleranze, ma anche finché si fa i cacciatori e i raccoglitori come faceva l'uomo di Cheddar, si è sempre in giro perché si seguono le mandrie degli animali e si raccoglie quello che si trova. Quando si comincia a praticare su larga scala l'agricoltura bisogna stare fermi il tempo necessario tra la semina e il raccolto e quindi si formano i primi villaggi. In casi fortunati questi primi villaggi si evolvono in città ma nella città ci sarà bisogno di quello che coltivi i campi, ma anche di quello che è bravo a fargli i canali per portargli l'acqua e quello che è in grado di costruire le case e una struttura di questo genere sta in piedi soltanto se la difendi, quindi ci vorrà qualcuno che fa il militare e per tenere tutti i pezzi insieme ci vorrà qualche autorità religiosa, militare che comandi. Quindi si crea la struttura sociale complessa che Oggi è ancora presente e si perdono invece le società egalitarie dei cacciatori e raccoglitori, i quali andavano a caccia tre ore al mattino, poi per il resto stavano lì a raccontarsela, tranne le donne che lavoravano tutto il giorno. Ma e questo, questo è, non è, è cambiato. E questo è Un grande balzo che ha creato poi alcuni eh, eh, adesso parlano di mismatch evoluzionistico, di mismatch culturale: cioè, nel senso che noi eh, abbiamo un cervello che non si è evoluto con la velocità con cui invece è cambiato l'ambiente socioculturale dove si vive e che molte delle nostre eh, eh, tendenze ad avere eh, eccessi nell'alcol, nel sesso, nella droga, eccetera, eccetera. Parla per te. Cosa? Parla per te. Io, io, no, io, io riesco a controllare, ma non tutti sono proprio legati al fatto che abbiamo un cervello che è ancora il cervello dell'uomo che correva nella savana, che era un predatore, che era un cacciatore, eccetera, eccetera. È un tentativo di fare una medicina evoluzionistica che tiene conto come certe patologie non siano legate soltanto a cause immediate, ma siano proprio legate al modo in cui ci si è evoluti, ma anche al modo, agli ambienti nel quali ci si è evoluti e questi grandi cambi evoluzionistici è un modo diverso anche per capire che certe cose che noi pensiamo essere patologie in realtà non sono patologie ma sono del, chiamiamole, dei disturbi comportamentali dobbiamo parlare di quelli in primo piano o di quelli in secondo piano? No, beh, dobbiamo parlare di questo lo conoscete però no? è l'uomo del Simila un ozzi del museo di storia naturale di, di Bolzano ecco lui è un esponente di queste popolazioni che hanno introdotto l'agricoltura in, in Europa e di lui sappiamo tantissimo perché nel ghiaccio si è conservato non solo molto bene il suo DNA, che conosciamo, che conosciamo molto, molto bene, ma anche addirittura i pollini che gli sono entrati nell'apparato digerente nelle ultime ore di vita. Per cui c'è un gruppo di Innsbruck che studiando la posizione di questi pollini nel suo tratto digerente è riuscito a dimostrare che lui, prima di essere ucciso alle alte quote, aveva passato alcune ore in basso nella zona dove crescono i noccioli, che quindi sono nel, nel fondovalle, e prima ancora veniva da una regione di altezza intermedia in cui crescevano anche altre piante. Quindi è impressionante l'informazione che siamo riusciti a ottenere da questo, da questo reperto e naturalmente si sono diffuse anche molte leggende, c'era la storia che era vegano, una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché in realtà nel suo stomaco è stato trovato, sono state trovate tracce dei suoi ultimi pasti, aveva mangiato grasso di cervo, aveva mangiato grasso di un altro animale, non so quale, ecco io non so come saltino fuori queste cose, ma addirittura nel sito del comune... Dove è stato trovato, non mi ricordo come si chiama, qualcosa tipo Lavis, a Bolzano, c'è scritto che era uno sciamano e che per le sue insolite abitudini si era messo in rotta col resto della comunità che a un certo punto l'ha fatto fuori. Ora è sicuro che sia stato ammazzato, una punta di, aveva una punta di freccia nella, nella scapola che probabilmente gli ha danneggiato il polmone e comunque si è preso una mazzata sul volto, l'hanno inseguito e l'hanno finito. Ma che l'avessero fatto perché era uno sciamano e non seguiva i trend della sua comunità non so chi se lo sia inventato non so chi sia l'addetto alla comunicazione del comune no, di, di Larvis però in ambito di, di internet trovate questo magari era anche un seguace di Rudolf Steiner mm. prima di sapere possibilissimo, possibilissimo. <ride> vado avanti con questo che non è Beethoven non questo... è Chopin questo è l'ultimo capitolo, questa è una eh, ricostruzione dell'aspetto di Charles Darwin da giovane. Mi piace metterlo da giovane perché spesso lo si vede no? con queste barbe, con l'aria seria, con l'aria depressa. Non si sa bene di che cosa soffrisse Darwin. Eh, hanno fatto varie ricostruzioni, una malattia tropicale presa durante il suo viaggio intorno al mondo. Sicuramente era una, una persona infelice alla fine della sua vita, questo lo, lo sappiamo. Lucidissimo. Eh, ma bloccato da questo suo conflitto tra le cose che pensava e le cose che bisognava pensare per essere accettate dall'altra società inglese di cui lui non faceva parte. Infatti le cose più belle di Darwin sono le lettere, poi nelle lettere dice tutto quello che pensa e dice alcune cose strepitose. Nei suoi libri è sempre lì col freno a mano tirato, è sempre preoccupato e non andava mai ai dibattiti. Però da giovane gli piaceva, era un pessimo alunno a scuola, a scuola tra l'altro, lo dico per quelli che hanno figli che vanno male a scuola. E, e, eh, ha cercato addirittura di farsi prete a un certo punto. No? E, e eh, però insomma, ha trovato la sua strada mettendosi a fare il naturalista di campagna, allora voleva prete perché fare il prete gli avrebbe consentito di avere quel minimo stipendio che poi gli permetteva di, di passare il tempo cercando gli insetti. Per me è stato un modo per raccontare alla fine di questa storia eh, qualcosa sui metodi, sui ragionamenti che ci permettono di fare queste ricostruzioni. E, è stato anche dal punto di vista editoriale un autogol, questa ve la racconto perché è divertente, perché eh, la, la terza L'editore dal Volto Umano, li chiamo perché sono, sono bravissimi, sono bravissimi. Um, ha fatto tradurre il primo capitolo di questo libro quando il libro ancora non era pronto. L'ha fatto tradurre in inglese, l'ha portato al festival al Salone del Libro di Londra e l'hanno venduto in vari paesi, per cui hanno recuperato i soldi che mi hanno dato prima ancora che il libro fosse, fosse nelle librerie. Non si è riusciti a farlo comprare agli inglesi, che significa un mercato enorme. E tutti gli editori hanno fatto la stessa obiezione, non possiamo raccontare una storia dell'evoluzione umana che culmina con un maschio bianco. Anche se Darwin, non si può, non si può, la, la, la visione degli editori di lingua anglosassone e che oggi questo tipo di operazioni non si possa fare non è politicamente, non corretto. È politicamente corretto io naturalmente non partecipavo a queste trattative eh, gli avrei detto che non era il culmine dell'evoluzione ma era soltanto l'ultimo capitolo insomma se avessi potuto dirglielo però loro hanno detto che un libro così è impresentabile per il loro mercato e quindi insomma quelli di lingua inglese dovranno accontentarsi della vasta letteratura peraltro già disponibile della loro lingua ma questa chicca non se cioè, a peccato troveranno. che Darwin non fosse afroamericano eh, no, eh, cioè. Sarà americano, senza, senza in, per questo voler dire che sono tutte quante sciocchezze. Eh? Anzi, se posso citare un bravissimo filosofo, Flavio Baroncelli, oggi scomparso, che ha scritto un libro molto bello sulla correttezza politica, Flavio Baroncelli già vent'anni fa scriveva che le soluzioni che vengono proposte a questi problemi sono spesso così stupide da farci sospettare che il problema in sé sia una stupidaggine. Ma non è vero, ma non è vero. C'è effettivamente un problema di rappresentanza di gruppi minoritari, delle donne, nella storia, nella storia dell'arte, nella storia della scienza, così. E che le soluzioni non sono così semplici come quelle che ogni tanto vengono, vengono proposte. C'è un meraviglioso dialogo in un libretto di David Lodge, che è uno scrittore satirico e comico americano, si chiama Exchange, in Italia è stato tradotto con Scambi, dove c'è un professore di St. Andrews. Piove sempre, è noioso. A un certo momento, siamo negli anni 68, fa uno scambio con un professore della California. Lui arriva in California, c'è 68 California girl correndo sulla marijuana dappertutto. C'è un, uno scontro con la polizia perché sono gli anni in cui nasce, eh? diventa famosissimo eh, e gode di tutti quanti i benefici dell'essere dell famoso in California. Va dal dean della faculty e gli dice: C'è un posto per me, Is there a position for me. E l'altro dice: It depends, it depends on what, cioè, dipende da che cosa. E l'altro dice: Beh, eh, of course you're not a woman. No, dice sono, sono uno scozzese maschio. Uh, you, of course you are not black. No, dice sono piuttosto rossiccio di capelli. E, e dice: Are you Jewish? No, Se, sei ebreo? No, gli dice: No, non sono ebreo. Are you gay? No, sono nemmeno gay. Unfortunately, there is no position for you. Fortunatamente. <ride> Let's go on. Quello sulla vostra destra è il giovane Barbuiani, quello sulla sinistra non è l'anziano Barbuiani. È una foto del 97 a Cambridge. Siamo io con Svante Pebo, quello che ha preso il premio Nobel per la medicina e, e, e la, la fisiologia. L'ho messa lì perché sono vanitoso. E questo, nemmeno questo è Guido Barbuiani. Nemmeno questo. No, questa è una cosa interessante perché ehm, oh, questa, sto questa foto ha una storia un po' lunga. Molti anni fa, molti anni fa stavo facendo una, un seminario scientifico in uh, un uh, centro di ricerca ospedaliero nel Delaware, la, la terra di Biden, a Wilmington. E alla fine, quando ci sono le domande, di solito si alza un signore con il camice bianco. Questi sono i medici, no? che vogliono far vedere che sono medici anche quando vanno a prendere il caffè. Si alza in piedi, ha una faccia un po' scandalizzata. Io gli avevo raccontato delle cose sull'evoluzione sull dell'uomo e mi dice: Ma a che cosa servono i tuoi lavori? Io rimango sbigottito e dico la prima cosa che mi viene in mente, di cui mi sono pentito. A niente dico, però è bello saperle queste cose. Ma. Non è vero che non servono a niente, appunto Giovanni prima vi ha detto che c'è una nuova branca della medicina che si chiama medicina evoluzionistica che cerca di ricostruire come siamo arrivati a essere quello che siamo in modo da capire perché ci ammaliamo e come, e come reagire. Ma poi se non si tiene conto delle cose che abbiamo capito dallo studio dell'evoluzione, si possono fare dei grandissimi errori anche a livello medico. E questo è l'esempio di un errore che non è stato fatto. Eh, alcune forme gravi di leucemia si, curano soltanto, si possono curare soltanto con un trapianto di midollo osseo. Perché è nel midollo osseo che vengono prodotti i globuli rossi e i globuli bianchi. E nei trapianti, lo saprete, il problema principale è la compatibilità fra il donatore e il ricevente. Se le cellule del donatore sono troppo diverse da quelle del ricevente, c'è il rigetto. L'organo viene riconosciuto come estraneo e l'operazione non funziona. Ehm, fortunatamente le associazioni di eh, malati di leucemia tengono un archivio molto vasto in cui ci sono le caratteristiche genetiche dei potenziali donatori in modo da poterle confrontare con quelle della persona che ha bisogno del trapianto. Quel bambino sulla destra, un bambino canadese, si chiama Jackson Slade, aveva una forma gravissima di leucemia che nei bambini porta alla morte molto rapidamente. Quel signore si chiama Michael Manafi, è un americano che è quello dal punto di vista genetico più vicino tra tutti i potenziali donatori, gli ha donato il proprio midollo osseo e gli ha salvato la vita. Come vedete, chi ha ancora in testa un criterio di classificazione razziale non avrebbe mai cercato in Michael Manafi un potenziale donatore. Quindi, e questa è l'ultima riga del libro che vi anticipo. Adesso se quel signore si alzasse in piedi di nuovo a chiedermi a cosa serve quello che faccio io, io gli risponderei che comprendere l'evoluzione serve anche a salvare vite umane. E questa è una cosa. Mm. È una... Mentre Guido vi cerca un pezzo di libro da leggere, io vi racconto che questa è una cosa molto importante. C'è stato un farmaco che andava bene, si pensava soprattutto per certe patologie che si pensava fossero patologie soprattutto, PD, soprattutto del, delle persone afroamericane. In realtà vi sono stati moltissimi errori nella somministrazione di questi farmaci, hanno avuto moltissime controindicazioni, perché? Perché uno pensava di far parte di quel gruppo a cui quel farmaco andava bene sul colore, in base al colore della pelle e non in base invece ai tratti di DNA. Prego Guido, Conoscere la scienza sì. fa sempre bene. Sì. Ma no, vi leggo un pezzettino piccolo anche per non tirarla troppo in lungo, è mezzogiorno e dieci, del, del commiato, della fine del libro. Vorrei spiegare perché non partecipo alle discussioni sui social. Chi vuole può saltare senza rimpianti questo paragrafo. Negli anni Ottanta una catena americana di fast food, la A&W... Decise di fare concorrenza all'hamburger più famoso della McDonald's, il quarter pounder, ovvero quello con un quarto di libra di carne. È un po' più di un etto e in Italia si chiama Deluxe. Avrebbero offerto per lo stesso prezzo il third pound, cioè un panino che conteneva un terzo di libra di carne. Fu un fiasco. Un'indagine di mercato scoprì che per la maggioranza degli intervistati, siccome tre è meno di quattro, un terzo è meno di un quarto. Ecco perché. Non partecipo alle discussioni sui social. Bene. Adesso abbiamo... Varie possibilità, andare tutti a Casa Felici, andare a Casa Felici dopo aver acquistato il libro che Guido Barbuiani ve lo firma, oppure anche se avete qualche curiosità intorno al sesso di Neanderthal, sempre uno dei libri più venduti e si chiama Sesso e cervello dove di sesso non ce n'era nulla, c'era solo cervello, però ha venduto un sacco. Avete qualche domanda? Prego. citato Il primo genetista che ha preso il Nobel, lo sbaglio, di cui non ricordo il nome. No, il primo uh, studioso dell'evoluzione umana, Sante okay. Pebo. Eh. E diceva che lei non è molto d'accordo con lui perché. Eh... Sull'eredità neandertaliana contemporanea. Ma col DNA non si può togliere questo dubbio? Eh, no, perché eh, noi e Neanderthal abbiamo una lunghissima storia evolutiva in comune. Quindi adesso non mi ricordo la cifra esatta però insomma, il, il, oltre il 90% del DNA di Neanderthal è perfettamente identico al nostro. E ci sono naturalmente delle differenze e ci sono delle somiglianze. Allora, il dato su cui nessuno discute è che Neanderthal assomiglia ai non africani un po' di più, tanto così è poco, però regolarmente, di quanto non assomiglia al DNA degli africani. Questo è un dato che io non metto in discussione. Cosa può voler dire questo? L'interpretazione preferita da Svante Pebo è che quando siamo usciti dall'Africa ci siamo incontrati con Neanderthal, ci siamo ibridati e a questo punto sulle nostre gambe il DNA, un po' di DNA di Neanderthal, il cocktail era molto squilibrato, tanti noi, pochi loro, ha viaggiato fino all'Asia o addirittura fino in Nuova Guinea dove lo ritroviamo adesso. In Nuova Zelanda i Maori hanno più DNA che viene attribuito a Neanderthal di quello degli europei anche se noi europei abbiamo vissuto per circa 7.000 anni insieme a Neanderthal. Ma c'è un'altra possibilità che le spiego con un, con un esempio. Noi siamo più vicini agli scimpanzé che ai canguri, ma non perché ci siamo ibridati con gli scimpanzé, almeno spero, ma perché abbiamo avuto insieme agli scimpanzé un percorso di evoluzione più lungo. Di quanto abbiamo avuto con i canguri. L'antenato comune dell'uomo e dello scimpanzé è più recente di quello comune col canguro. Quindi si può anche pensare che l'antenato comune degli europei e dei Neanderthal fosse un po' più vicino di quello degli africani e dei Neanderthal, semplicemente perché gli europei sono gente che stava nel nord dell'Africa e quindi la media di tutti gli africani, nord, sud, centro, ovest e est, è un po' più scostata così. Entrambe le teorie funzionano. Cioè tutti i dati che abbiamo sono compatibili sia con l'una sia con l'altra. L'idea della ibridazio L ibridazione, l'ibridazione c'è stata e la dimostrano quei tre fossili che vi ho fatto vedere prima. La questione è che cosa è arrivato fino a noi di questa ibridazione. Adesso vorrei che fosse chiaro che se prendete dieci persone che fanno il mio mestiere, otto vi diranno che ho torto. No, no, perché è, è vero, l'unica cosa che possiamo dire è che dal punto di vista statistico la mia posizione è minoritaria, questo lo, lo metto in chiaro, quindi può darsi, è, è facile che sia sbagliata, però finché non mi convincono. Ci sono due o tre elementi che però mi lasciano perplessi. Uno è appunto la grande quantità di DNA attribuito a Neanderthal in posti dove Neanderthal non si è mai sognato di andare, mentre in Europa dove abbiamo convissuto a lungo con loro ne abbiamo meno che in Asia. Ci possono essere delle spiegazioni per questo, sono complicate, le lascio da parte. Ma poi il problema fondamentale, secondo me, è che né quel DNA di origine materna di cui parlavamo prima, il mitocondriale, né il cromosoma Y di Neanderthal sono più presenti nelle popolazioni contemporanee. Allora, quando si è visto che mancava il mitocondriale, quello materno di Neanderthal, l'ipotesi che ha fatto Svante Pebo è che la ibridazione fosse stata asimmetrica. Maschi di Neanderthal con femmine sapiens. Già questo a me non piace, perché stiamo arrivando lì, stiamo per invadere il loro territorio, stiamo per portarli, per contribuire alla loro estinzione e andiamo a dire a questi qua: "Guarda, a me tua moglie non piace, quindi tientela lì così, ma se ti piace mia moglie, fate pure e io porterò i vostri figli con me nelle mie future migrazioni". Non mi sembra molto plausibile. Ma poi quando a un certo punto salta fuori che nemmeno il cromosoma Y neandertaliano è conservato fino ai giorni nostri. Allora con chi ci siamo ibridati? Con i maschi no, perché ci sarebbe il loro cromosoma Y, con le femmine no, perché ci sarebbe il mitocondriale. Di fronte a questa obiezione, la maggior parte dei miei colleghi dice: allora, forse, probabilmente, negli ibridi c'è stata una selezione contro il cromosoma Y e il mitocondriale neandertaliano. Boh, però questa non è un'ipotesi scientifica, perché un'ipotesi scientifica deve in qualche modo prevedere un esperimento che la possa dimostrare. E qui come fai? Se non hai un neandertaliano o una neandertaliana, meglio tutti e due con cui ibridarti. Quindi io rimango molto perplesso su questa spiegazione. Non dico che sia sbagliata, però secondo me è altrettanto valida anche l'altra. Eh, il problema è che adesso è partito un business dell'eredità neandertaliana. Forse avrete sentito che, eh, sempre Svante Pebo, che è un grandissimo scienziato e che si merita il Nobel, che è quello della sua generazione che se lo merita di più. Svante Pebo sostiene che un tratto di DNA che conferisce una particolare suscettibilità al Covid e che produce un infezioni più gravi l'abbiamo ereditato da Neanderthal potrebbero averci trasmesso questa cosa qua e varie altre caratteristiche, ci sono vari gruppi di ricerca che le attribuiscono ai Neandertal il problema è che non c'è sul DNA una banderina che dice questo è Neandertal il DNA dei due Neandertaliani che abbiamo studiato per bene finora ha certe caratteristiche non abbiamo ancora un'idea di come fossero fatti gli altri e il nostro è molto simile per cui è una questione di, di interpretazione, ecco. Perché ho, ho ancora dei dubbi, magari tra qualche anno salta fuori che mi sbaglio con questo se vogliono la firma del libro mi metto lì so. c'è una, una domanda c'è un'altra c'è un'altra un domanda Da fuori, fuori dal libro, fuori dal libro, fuori da tutto l'argomento che abbiamo trattato stamattina, ma sta, sto test DNA che usano le polizie scientifiche, tutta una discussione lunga che poi non si capisce alla fine dove sono arrivati, quanta attentibilità ha? Io faccio questa domanda perché ho letto ultimamente su un giornale che adesso la Pubblico Ministero di Bossetti. E sotto inchiesta, non so perché cosa, ma c'è questo DNA di Bossetti o oh no? Poi dicevano che manca il DNA mitocondriale no. sul, sui reperti, e poi voglio dire: queste mutandine di Iara che sono rimaste per tanto tempo lì, è possibile da lì prendere una prova per allora, mettere all'ergastolo Bossetti? Allora, Bossetti l'ha fatto lui, perché questi test sono estremamente precisi. Eh, nelle mutandine di Iara c'era il DNA di Bossetti e si è capito prima di fare il test a Bossetti. Cioè Bossetti è stato incriminato al termine di una complicatissima indagine giudiziaria, forse lo sapete, in cui sono andati a prendere le marche da bollo incollate dal suo padre sulla patente per ricostruire il suo DNA. Quello è senza dubbio il DNA di Bossetti. Bossetti avrebbe voluto difendersi dicendo ho violentato Iara Gambirasio, ma non l'ho uccisa io. E allora il DNA non sarebbe più stata una prova, perché quello è la prova che Bossetti ha avuto a che fare con Iara Gambirasio, ma non è la prova che l'ha ammazzata lui. Quindi forse questa sarebbe stata una linea difensiva più logica. La, il, I difensori di Bossetti si aggrappano al fatto che, essendo un DNA che è rimasto per tre mesi eh, all'aria aperta, eh, mancano alcune cose. Non sono riusciti a trovare il DNA mitocondriale, ma non è che abbiano trovato il DNA mitocondriale di un altro, manca un pezzo del DNA, semplicemente questo. Insomma, è, è chiaro che le cose vanno così, ma la probabilità di sbagliarsi in questi test è irrisoria, e ridicola. Quindi, nel caso Bossetti. È un tentativo di, di, di salvarlo dall'ergastolo, ma io sulla base dei dati che ho visto non ho alcun dubbio che possa essere stato lui, non a ucciderla, ripeto, ma a lasciare nelle mutandine di Yara Gambirasio quel DNA. Ma comunque proprio... la, la Polizia Forense Europea si basa su una scelta di 13 loci fatti dall'FBI e su questi 13 loci permettono l'identificazione... Della, della presenza sulla scena del crimine con una probabilità altissima. Uno su 700 Uno miliardi, e noi siamo e 8 miliardi danno, sulla Terra. Quindi. E non danno informazioni sullo, su eventuali patologie dovute a mutazioni geniche mm. del paziente dell'individuo. Questo è legge italiana ed è una legge che molti di noi non sanno per l'istituzione di quelle che si chiamano le biobanche per uso forense. Secondo questa legge, che non è mai stata discussa a livello di cittadinanza, possono prenderla e forzatamente le forze dell'ordine possono prenderle del materiale biologico se lei è all'interno di un certo range di reati. Scusi, visto la piega, visto un piccolo accenno che lei ha fatto, mi piacevano due sue parole su abbiamo contribuito all'estinzione, quando ha parlato dei neandertaliani. Sì, eh, l'estinzione di una specie è, eh, un, cioè non è che avvenga per un motivo. Eh, abbiamo evidenze che Neandertal era già in crisi prima che arrivassimo noi. Perché nello studio del DNA neandertaliano c'è un reperto in cui si vede che è figlio di fratello e sorella, mezzi fratello e sorella. Quindi vuol dire che le loro comunità erano ridotte a così poche persone che erano tutte quante imparentate fra di loro. E sapete bene che quando ci si sposa tra cugini così, poi tante malattie si sviluppano. Eh, questa crisi neandertaliana non sappiamo da dove derivasse, però è documentata. Eh, in Neandertal non poteva fare questo gesto qua. Non aveva i tendini, i legamenti che gli permettevano di fare questo gesto qua. Quindi loro avevano delle lance, ma non potevano lanciarle, dovevano arrivare molto vicini agli animali che cacciavano. E c'è uno studio bellissimo e molto divertente in cui Trinkaus, che è un antropologo tedesco, dimostra che la categoria professionale le cui, i cui, le cui fratture assomigliano di più a quelle dei Neanderthaliani sono i professionisti del rodeo americano. Quindi loro per cacciare dovevano saltare addosso ai cervi, ai, ai bovini e così via. Quindi, avevano un modo poco efficiente di, di funzionare. Eh, non avevano frecce, non sono mai state trovate punte di frecce nei siti neandertaliani. Tranne una punta nella costola di uno di loro in Iraq. Quindi questo neandertaliano non è stato ammazzato da un altro neandertaliano. La freccia gliela ha tirato uno come noi. Quindi è un complesso, un complesso di fattori. Eh, L'Europa si stava riscaldando, loro in Europa erano abituati a un clima molto freddo, quindi probabilmente erano anche poco adatti. Di fatto, Ian Tattersall, che è, un, è stato il direttore del Museo di Storia Naturale di New York per molti anni, una volta davanti a una bottiglia di vino eh, che gli piace molto, ha scritto anche un libro sulla storia naturale del vino che trovate su Amazon. Ian Tatterson mi dice: Convivere con Homo Sapiens è sempre stato molto problematico. Cioè, quando ci siamo noi, quindi non li abbiamo ammazzati tutti uno per uno, però convivere con noi non è uno scherzo. Sì. Salve, volevo fare una domanda sulla su quanto si conosce dell'etologia del Neanderthal, ad esempio quanto a lungo vivesse, oppure se fosse una specie che andasse in letargo e se ci sono studi in merito, se adesso si può intervenire sul locus ceruleus dell'uomo moderno per indurgli una... Ibernazione per eh, utilizzarla per i viaggi spaziali. Sì. No, su, Sull'ibernazione non so risponderle. Il, I neander più anziani trovati avevano 45-50 anni. Uno di loro ehm, eh, che viene dall'Iraq, da Shanidar, ehm, gli mancava un braccio, se l'era amputato durante, durante la vita. Non è chiaro se se lo fosse spaccato o se fosse il primo esempio di chirurgia nel, che abbiamo nella storia. E aveva preso una, un colpo così forte che gli aveva deformato l'orbita e l'orecchio. Quindi era un disabile. Ed è vissuto fino a un'età molto rispettabile per i neandertaliani. Sarebbero potuti vivere di più in altre condizioni? Non lo sappiamo, ma sappiamo dallo studio della deposizione dello smalto dei denti che crescevano più in fretta. Di noi. Quindi, un bambino neandertaliano di 10 anni era già praticamente un adulto, un adulto formato. E si pensa: questa è un'ipotesi, però mi sembra ragionevole, che proprio nel fatto che la loro infanzia fosse accorciata la trasmissione culturale da genitori a figli fosse meno efficace che da noi. Cioè da noi il fatto che il bambino non sia indipendente fino a un'età più avanzata fa sì che la trasmissione culturale sia molto più marcata. Perché dico che mi sembra convincente? Perché effettivamente la cultura neandertaliana, documentata dagli oggetti che utilizzavano, rimane immobile da 300.000 a quasi 40.000 anni fa. Poi solo alla fine compaiono delle cose nuove e non si capisce se compaiono perché vedono noi che siamo tecnologicamente più avanzati e quindi ci imitano oppure perché in quel momento c'è uno sviluppo autonomo della cultura neandertaliana che però si ferma subito perché poi si estinguono. Venite qua? No, non fosse là, qua, qua, qua.